tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come ho modificato la mia cameretta. In realtà non l'ho rivoluzionata come avrei voluto, ma per una giusta causa, ovvero che io frequento il secondo anno di università, il prossimo anno si spera che io mi possa laureare e quindi poi, se andrò a fare magistrale, comunque andrò a vivere fuori, o se andrò a lavorare, si spera inizierò la mia vita da independent woman, quindi con una mia casetta. Aveva poco senso comprare dei mobili nuovi che comunque costicchiano, letto, scrivania, eccetera, per 1, 2, 3 anni massimo, per cui ancora questa sarà la mia stanza. Quindi in realtà ho fatto delle modifiche, secondo me abbastanza sostanziali, però appunto il mobile, quello dei vestiti e il letto e la scrivania sono rimaste le stesse. Prima di cominciare a descrivervi i cambiamenti che ho fatto, ci tengo a precisare che i quadri, i poster, mi sono stati gentilmente inviati da Desenio, una grande azienda veramente bella, ben fornita. Ci sono dei quadri che non si trovano da nessuna parte, dei poster più che altro, che non si trovano da nessuna parte, ed è per questo che ho deciso di contattarli, perché veramente mi sono innamorata dei loro poster. Me li hanno inviati, sono stati puntualissimi, in una settimana avevo già i miei quadri stampati perfettamente. Avevo un po' paura per il leone e per la luna, in quanto essendo bianco e nero, ma ricchissimi di dettagli, avevo paura che il nero andasse un po' a scurire appunto questi dettagli, a rovinare la foto. In realtà sono perfetti. E poi mi hanno inviato anche due cornici, due le avevo già, quindi due mi servivano, nere, semplicissime, guardate, e anche queste fatte veramente benissimo. Le ho attaccate su, quindi adesso vedrete infatti le immagini appunto di questi quadri. Vi invito ad andare a visitare il loro sito perché è qualcosa di spettacolare. Avrei voluto tanto fare la wall gallery, però la mia stanza è piccola, avevo paura che troppi quadri andassero a riempire troppo e a creare quell'effetto un po' confusionario, ma sicuramente in una futura casa il salotto, sicuramente la wall art, la wall gallery sarà la prima cosa che farò. Mi hanno gentilmente anche offerto un codice sconto per voi, mi hanno offerto il 10% di sconto e ve lo scriverò qui il codice sconto da applicare poi al carrello e quindi vi sottrarrà l'importo scontato. Oltre a ringraziare Desenio, vi invito a visitare il sito perché ne vale veramente la pena. Tra l'altro io ho preso ispirazione dalle loro foto dove appunto fanno queste gallery art bellissime, perché le volevo tutte sulla stessa tonalità, infatti poi ho scelto il bianco e il nero e ho preso la montagna, una scritta motivazionale, un leone e poi le lunette. Volevo qualcosa che significasse qualcosa per me e questo ho scelto. Spero che vi piacciono anche a voi e spero che il codice sconto vi faccia molto utile. Quindi procediamo. Prima della pittura mi hanno messo poi una parete di cartongesso sul lato per proteggerla dalla muffa. Poi l'hanno pitturato di questo grigio chiaro color granito. Prima di pitturare avevo smontato il letto dalla testiera, dai lati eccetera, quindi in generale dalla struttura esterna del letto, e ho notato che mi piaceva di più semplicemente perché la struttura sotto, quella che tiene il materasso, è nera, quindi pensavo che il nero ci stesse meglio. Ho tenuto soltanto la testiera e però l'ho coperta con dei cuscinoni grandi sempre di color grigio, colori neutri, così da potermici appoggiare, e devo dire che è stata una grandissima idea perché adesso riesco a mettermi a leggere o al computer in estrema comodità senza aver comprato una di quelle testiere imbottito che mi sarebbero piaciute ma sono molto costose. Una grande modifica è stata quella di eliminare la scarpiera che avevo dietro la porta, perché lo specchio di questa scarpiera era diviso in strati, non mi piaceva, ingrandiva, non era uno specchio che andava a rispecchiare la realtà. Quindi ho preso uno specchio con le dimensioni, non è molto grande, da Ikea, costato una cavolata, tipo sui 20, massimo 30 euro, con la cornice beige fatta di legno. E le scarpe ho deciso di posizionarle in un mobile, questo sì che l'ho comprato, è costato 75 euro tutto, perché da Ikea si possono creare i mobili a su misura, come volete. Ho creato diciamo questo mobile bianco con i piedini sotto e fatto da due ante.
abbastanza grandi in cui poter mettere le mie scarpe. Devo dire che non è molto maneggevole come situazione, nel senso che prendo le scarpe non è così facile come era nella scarpiera, però esteticamente mi piace molto di più, anche per il fatto che questo mobile lo utilizzo poi per metterci sopra le borse. Tra l'altro, in uno dei miei giretti all'IKEA, visto che ci sono stata veramente spesso questo periodo, ho trovato una mini scarpiera, comunque un mini scaffalino dove mettere le scarpe, e ho deciso di attaccarla al mobile vicino allo specchio, così da metterci quelle scarpe che uso praticamente tutti i giorni ed evitare di metterla sempre nel mobile, che appunto, come dicevo, è un po' scomodo. Ho trovato come soluzione poi quella di compattare le scarpe grazie a degli appositi sostegni in cui si mette una scarpa sotto e appunto quella sopra, e devo dire che mi ha organizzato le scarpe in maniera molto pratica. Altra cosa che ho modificato, come potete vedere anche da questa schermata che è quella in cui faccio video, è che non c'è più quella libreria, quei quadrotti bianchi della libreria, ma appunto ho messo questa bacheca nera. La scrivania è rimasta la stessa e ho messo anche questa mensolina, perché qui ho le penne e i trucchi, pennelli più che altro, che poi avevo invece posizionato nella libreria, e nella libreria in realtà avevo soltanto aggeggini inutili, quindi li ho levati, li ho messi sulla mensola sopra il letto. E ho potuto mettere questa bacheca che mi piace tantissimo e in cui ho inserito le foto che invece stavano su quella catenella qua, non so se vi ricordate. E niente, a me piace molto come soluzione. Sopra la bacheca, un po' più in alto, poi ho posizionato quella mensola che invece avevo sopra il letto. Lì la riempo semplicemente di aggeggi, di cose un po' inutili, ma soprattutto di piante. Vedete qui un ciuffetto di pianta piangente, o come si dice, cadente, insomma, per dare appunto quel tocco di verde che tanto mi piace in qualsiasi stanza. E purtroppo però le piante sono finte, perché qui in questa stanza ho poca luce e quindi ho già provato, non reggono, muoiono, e forse perché anche io sono un po' impedita, però non reggono. Quindi per evitare che mi morissero altre piante le ho prese finte e boh, una preoccupazione in meno. Un'altra modifica importantissima, molto molto bella a mio parere, è stata quella del quadrotto TV, chiamiamolo così. Nel mio mobile c'era un buco fatto apposta per metterci il televisore, c'erano i cavi, c'erano lo stereo, lettore DVD, cose che usavo da piccolina e che mi mettevo a letto e guardavo la TV in camera mia, ma sinceramente io la TV l'ho eliminata proprio dalla mia vita. Mentre mangio forse la guardo un po', guardo Cortesie per gli ospiti o Bake Off, ma veramente non la guardo mai, quindi era uno spazio veramente sprecato per una TV che non guardavo più. L'ho levata, ho usato questo posto invece per fare una piccola, un piccolo spazio beauty in cui mettere gioiellini, anelli, le altre borse che non entrano sull'altro mobile e appunto dei quadri che non sapevo ben dove posizionare, l'ho messo lì dietro. Anche in questo caso mi piace moltissimo il risultato, quindi niente ragazze, questo era tutto. Io spero che vi piaccia di più la mia stanza così. Ditemi che cosa avreste fatto voi, quali sono stati i cambiamenti che secondo voi sono stati più utili o perlomeno più belli, e insomma datemi una vostra opinione, mi fa sempre piacere leggere quello che pensate, anche perché così ci confrontiamo, altrimenti io faccio video da sola e non ho risposta, quindi commentate, ci tengo veramente tanto. E se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like e ad iscrivervi al canale, così da non perdervi anche i prossimi. Vi ricordo che nell'info box trovate anche il mio sito Instagram, il mio profilo e il codice sconto di Desenio. Bene, io vi mando un bacione enorme come al solito e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazze!